arrivano dal mondo intero al Louvre per stare davanti a lei qualche istante, magari il tempo di scattarle una foto e proseguire nella visita del museo. La nicchia di Samotracia ha colpito intere generazioni di visitatori. È un'icona che si erge maestosa in cima allo scalone progettato da Hector Le Fouel. Eppure, nonostante la sua grande popolarità, quasi nulla si conosce della sua storia. La Nike è l'incarnazione della vittoria resa divinità dai greci, rappresentata come una donna con le ali, pronta a prendere il volo o appena posatasi su di un basamento. La statua era collocata originariamente su una prua marmorea di una nave, obliquamente slanciata e coperta da un panneggio mosso dal vento. Allo stato attuale mancano molti pezzi del basamento e della statua, che però resta uno splendido esempio di arte ellenica giunta fino a noi. Numerosi restauri, tra cui uno recentissimo, hanno tentato di restituire all'opera parte dell'integrità perduta, ma è comunque necessario uno sforzo di immaginazione per comprenderne la bellezza originaria. La Nike ci pone una serie di domande. Conosciamo l'autore? Quando è stata scolpita? Per chi o per quale motivo? Perché è stata rinvenuta in pezzi e dove sono finiti quelli mancanti? La statua venne ritrovata in una piccola isola del mare Egeo che le diede il nome, Samotracia. Si trovava all'interno di un santuario dedicato ai grandi dei, poi abbandonato con l'avvento della religione cristiana. Nel 1862 Charles Champoiseau, viceconsole di Francia ad interim ad Adrianopoli, nel corso di una passeggiata archeologica ritrovò i frammenti del monumento. Dal cumulo di rovine spuntarono prima un seno, poi più lontano un corpo senza testa né braccia venne estratto dalla terra. Gli scavi che Champoiseau decise di compiere furono giustificati dalla quantità di rovine visibili fuori dal terreno e dal desiderio di compiacere l'imperatore, portando in Francia qualcosa di straordinario. Dopo un lungo viaggio pieno di traversie burocratiche, la statua arrivò a Parigi con un anno di ritardo e con ulteriori danni subiti durante il trasporto. Il materiale costitutivo di tutto il monumento è il pregiato marmo di Paro, proveniente dalle cave dell'isola di Paros, un materiale di un biancore tale che quando estratto può essere scambiato per parte di un ghiacciaio. L'opera venne scolpita a Rodi, forse come offerta commemorativa al Santuario dei Grandi Dei per una vittoria navale, in un arco di anni che va dal 200 al 180 avanti Cristo. Sicuramente lo scultore della Nike cercò di utilizzare tutti gli espedienti possibili per restituirci l'idea di movimento e velocità. Si tratta di una composizione scenografica ricca di quel pathos tipico dell'ellenismo. Dopo tanti secoli questo splendido monumento continua a suscitare meraviglia, nonostante le importanti mancanze che ne mutilano l'aspetto. La statua ci appare perfettamente equilibrata e compiuta così, e se un giorno si dovesse ritrovare la testa, una cosa è certa: la vittoria che vigila sui visitatori del Louvre non sarebbe più la stessa. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!